Buongiorno a tutti, finalmente eccovi il tutorial che ho indossato nell'ultimo video dei top del 2015. Ho già steso il correttore fluido e il primer occhi, tutto ciò senza smalto sull'indice. Applico su tutta la palpebra mobile un ombretto in crema marrone e lo sfumo con le dita. Adesso applico questo pigmento duochrome con il Fix Plus, anche se in video non si vede. Sfumo nella piega un ombretto arancio tenue e riapplico un altro po' di pigmento. Questa volta si vede. Sfumo un ombretto marrone più scuro al di sopra dell'arancio e sfumo poi con un pennello pulito. Applico al centro della palpebra dei glitter multiriflettenti sul verde con una colla specifica per glitter. Stendo una matita in gel color petrolio all'interno e all'esterno della rima inferiore e la sfumo. Rendo la sfumatura più tridimensionale con un ombretto verde chiaro shimmer. Faccio una riga di eyeliner non troppo doppia e la allungo anche nella parte iniziale. Nella parte finale invece la sfumo con un pennellino a penna. Correggo sbavature che non mi convincono con il correttore. Applico delle ciglia finte volumizzanti. Ridefinisco per bene le sopracciglia ed infine applico un velo di mascara. Per la base faccio un mix di due fondotinta molto coprenti e levigranti con un pennello a setole fitte. Tempero il prodotto e lo lavoro con la Beauty Blender bagnata. Fisso tutto con una cipria iper sottile. Faccio il contouring con una terra opaca fredda e mi aiuto con un pennello piatto piccolo. Sfumo un pizzico di blush pescato sulle gote, seguendo sempre lo zigomo. Applico questo bellissimo illuminante su zigomi e sull'arco di cupido. Applico questa bellissima tinta color carne ridefinendo bene la forma delle mie labbra. Come variante invece decido di applicare questo bellissimo colore verde-blu ed infine un brillantino come piercing. Spero che questo makeup vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!